Per parlare di lezioni online abbiamo al telefono Roberta Bonvicini, insegnante di Taglio di Po nel plesso scolastico di Taglio di Po e come sempre anche a lei la domanda di rito. Ciao Roberta, come va? Ciao Leandro, saluto tutti. Come va? Sono a casa, che lavoro online con le mie classi e ci approcciamo all'arte dentro con questa modalità nuova. Per fortuna c'è questa tecnologia che ci supporta in questo momento in cui tutti i ragazzi sono a casa. E, per quanto riguarda arte posso parlare, mi aiuto molto con YouTube e tante lezioni pratiche, i ragazzi le possono seguire con dei tutorial, lo stesso per viaggiare dentro i musei e per avere spiegazioni da parte di grandi critici di storia dell'arte. I ragazzi sono molto bravi perché partecipano, lavorano e i loro lavori io li posso rivedere dentro un blog scolastico, il nostro blog scolastico di Taglio di Po, in cui appunto loro pubblicano le cose che disegnano e che costruiscono a casa. Per quanto riguarda la storia dell'arte, insomma, compiti in cui loro rispondono alle domande e presto spero di sentirli anche con degli orali in piattaforma. Ecco, volevo che, quindi la presenza viene segnalata con questi word che vengono poi appoggiati sul portale del Sì, e plesso? riconsegnati ai docenti che possono correggerli e poi riconsegnarli ai ragazzi perché possono vedere gli errori e avere anche una sorta di valutazione, chiaramente non oggettiva, perché magari a casa i tempi, le persone che magari possono collaborare, però perlomeno c'è l'impegno e la partecipazione nel lavoro. Ecco, è uno dei problemi che può sorgere magari un ragazzino che non ha il computer o lo smartphone, potrebbe essere, oppure che ha un collegamento scarso. Penso, io so per esempio che nella zona di zona marina, certi punti proprio non prende, Sì. non c'è connessione. Sì, allora questo è stato un problema all'inizio perché comunque c'era stato segnalato dai genitori che avevano questa difficoltà, ma ad oggi per dire abbiamo ricevuto tutti i lavori, tutti i compiti, buona parte dei compiti di questi ragazzi che abitano in questa zona un pochino poco servita del segnale, abbiamo comunque ricevuto le cose. All'inizio c'è stato più un problema, ma ad ora insomma sembra meno, i ragazzi si sono fatti sentire, non so con che modalità o che segnale, boh, ma i ragazzi ci sono. Ecco, perfetto, questo mi fa piacere. Allora, che dire, guarda che ho messo come fotografia la tua con Melania Ruggini, un'altra artista, perché ricordo che Ma sei sì! stata, sì, una delle promotrici di questa bellissima manifestazione della street art. E mi fa piacere ricordarlo perché avete fatto delle cose straordinarie, perlomeno a Taglio di Po, Sì, taglio di che posti. invito a seguirle, non so, in Villaggio Perla oppure nel parco che c'è nel pieno centro. Brava, brava, brava e bravi tutti anche i ragazzi che hanno collaborato. Ma veramente, sì, speriamo di farne uno al più presto, per il prossimo anno, finita questa epidemia, e poter ricontinuare nella normalità, a fare le nostre attività di didattica con i ragazzi, perché in fondo ai docenti, ok, la didattica online, eccetera, ma questo lavoro che si fa in relazione con i ragazzi è difficilissimo. Farlo per me, primo approccio con il registro elettronico in questa modalità qua, così solo io registro, è veramente terrificante. Bisogna vederli i ragazzi, stare con loro perché la scuola è fatta così di relazioni, non soltanto di impartire delle nozioni o di stare davanti a un libro. Ecco. I ragazzi sono di più, sono di più. Perfetto, ti ringrazio Roberta, buon lavoro. Se magari più avanti ho bisogno ti richiamo ancora perché mi fa piacere parlare con te come insegnante abbastanza avanti con i tempi, già 10 anni fa. Brava. Mamma mia, grazie Leandro, grazie ancora, saluto tutti e io sto a casa.